Vanna Marchi diceva: i coglioni vanno inculati, cosa ne pensi? Vanna Marchi, santa subito, piace tantissimo, lei e sua figlia mi stanno molto simpatiche. Per esempio la figlia è una venditrice, secondo me, eccezionale. Loro hanno fatto, adesso a parte gli scherzi, poi ti rispondo a questa domanda, però vorrei dare a Cesare ciò che è di Cesare. Anche loro hanno sbagliato quando hanno promesso che il loro prodotto faceva una cosa, oltretutto era una cosa grave, che non poteva fare. Fino a che vendevano prodotti che più o meno addirittura potevano funzionare, a mio parere molto più borderline, vendere delle creme con le quali non dimagrisci, però poi magari in realtà ti facevano un po' dimagrire, eccetera, che vendere una buona formazione. Cioè, secondo me potrebbe essere addirittura peggio perché hai una tangibilità maggiore, poi quello è un discorso magari complesso, però anche loro non erano andate nei guai prima di dire questo talismano cura il cancro, o quello che era, capisci? Quindi in realtà loro sono in gamba. Allora, i coglioni vanno inculati, io non sono d'accordo, però riesco anche a capire perché lo dicono. Cioè, in qualche modo, se tu stai andando a comprare un Gratta e Vinci, io ti fermo, ti vendo il mio, tanto il Gratta e Vinci lo compri comunque. Quindi meglio che tu dia i soldi a me piuttosto che agli altri. Che poi è un grande tema, questa è una cosa che insegno anch'io. I soldi li daranno a qualcuno, motivo per cui dovete fare un marketing spinto, una comunicazione aggressiva e farveli dare voi, specie se siete etici, bravi, eccetera. Ragazzi, non date i soldi a Big Luca. Avete dato soldi ad altri e ve li hanno rubati. A noi quante persone arrivano che dicono: dato 20.000 euro, 30.000 euro, ci fanno i nomi? Ragazzi, siete scemi? È scappato sì. E forse magari era meglio che li dessi a me. Cioè, capisci? I coglioni vanno inculati. Non è una frase sulla quale sono d'accordo. I coglioni andrebbero educati, ok? Guarda, tu sei un coglione. Adesso io ti faccio diventare meno coglione, per esempio, con della formazione gratuita su YouTube, cosa che noi facciamo, no? Sai che a volte ci dicono le cose si trovano anche gratis, e brutti stronzi, le mettiamo noi gratis, certo.